60 anni e vengono dal Regno Unito, USA e Olanda. Preferiscono i piccoli centri a due passi dal mare, attratti dalla qualità della vita e dall'accoglienza degli italiani. Sono i nuovi residenti di casa nostra, coloro, un popolo in aumento, che abbandonato il proprio paese vengono armi e bagagli nel nostro territorio per una nuova vita a misura marchigiana. Per la nostra regione in aumento del 18% per le richieste di case dall'estero. Il punto a San Benedetto del Tronto in un incontro organizzato da gateway.com, portale dedicato a chi sogna una casa in Italia. Cosa chiedono gli stranieri in particolare? Principalmente sono case indipendenti o nei centri storici o nelle campagne marchigiane, quindi con le colline sicuramente rotondeggianti, famosissime delle Marche, non tanto nei centri turistici, ad esempio non nei paesini di mare, ma a 10 minuti, 15 minuti di macchina dalla località turistica, dove gli immobili costano sicuramente di meno, quindi con lo stesso budget possono comprare un immobile più grande con uno spazio esterno, questo per loro è molto importante, e poi magari spostarsi con la macchina, ripeto, con un quarto d'ora di macchina possono tranquillamente andare al mare, una località turistica, godere di questi posti qua e poi ritornare nella tranquillità della loro casa. Quali sono i mercati in cui c'è più richiesta? Gran Bretagna, Stati Uniti e molto interessante l'Olanda per le Marche. Questo è dovuto anche dai reality show che ci sono stati tra il 2009, il 2010 e 2011. Quali sono le località marchigiane che colpiscono, su cui c'è più interesse? Un po' tutto, diciamo che il sud delle Marche, essendo un pochettino più economico, tende comunque a trovare un po' più interesse, però un pochettino tutte, sicuramente la parte delle colline la fa da maggiore rispetto magari alla parte più montagnosa dell'interno. Le province sono quella di Macerata, sembra essere più interessata, poi Fermo, Ascoli Piceno. Quindi il centro-sud della regione, qualche borgo in particolare, qualche zona in particolare? Beh, ci sono dei borghi bellissimi come Offida, anche non tanto per la bellezza del borgo, che sicuramente è molto importante ed è molto bello, però anche per l'importanza dei vini di quella zona, che sicuramente può attrarre tante persone. Nella classifica italiana delle regioni più desiderate, le Marche si collocano a metà al decimo posto stabile. Si tratta di un mercato molto dinamico che negli ultimi anni è molto cambiato. Dalla richiesta di dimore principesche e ville di campagna, ora si cerca lo stile italiano più sobrio, con una capacità di spesa che in media varia tra i 100 e i 250 mila euro. Fino a poco tempo fa le richieste erano per degli immobili di fascia alta, quindi cose molto particolari. Negli ultimi tre anni si sono molto più avvicinati a quello che è la realtà dei mercati anche a livello locale, cioè quello che anche un cliente italiano chiedeva come seconda casa, quindi cose molto più abbordabili. Quindi ora più che mai diventa importante il seguire quello che è l'indotto che proviene dall'estero, che non è più fatto di residenze elitarie o cose fuori portata per molti, ma di cose che comunque comprerebbero chiunque, comprese anche piccole realtà, dal monolocale anche all'appartamento, che può essere in un contesto anche tra virgolette di natura più bassa rispetto ad altri, quindi la situazione è completamente diversa, è mutata negli ultimi 4-5 anni di parecchio. Che cosa vogliono dalle Marche, ma in generale dall'Italia, gli stranieri? Vogliono uno stile di vita diverso che non possono trovare nel loro paese di provenienza, perché chi vende case non vende solo una casa, ma vende anche uno stile di vita che è diverso da quello che potrebbe essere la realtà del proprio paese. Ma il sogno della casa nelle Marche deve fare i conti con tasse e burocrazia, il male italico per eccellenza. Poi ci sono, nell'ordine, la lingua e soprattutto una legislazione diversa che in diversi paesi non prevede la figura del notaio. Spiegare che in Italia non esiste un professionista di parte, come sostanzialmente accade in Inghilterra, dove ci sono i solicitor, io sono solicitor in Inghilterra, che si occupano appunto di tutelare gli interessi di una sola delle parti, quindi acquirente e venditore, è una questione, diciamo, abbastanza complessa, quella di spiegare che in Italia funziona appunto diversamente. Una terza cosa, direi, sicuramente deriva appunto da questo secondo punto, che è la difficoltà dell'acquirente a pagare caparra e prezzo direttamente il venditore. Per esempio in Inghilterra, dove lavoro io, i soldi vengono mandati prima sul conto corrente nostro, quindi del solicitor, e poi noi paghiamo la controparte, quindi l'avvocato del venditore, e sostanzialmente poi i soldi arrivano al venditore. Quindi c'è sempre un po' di diffidenza quando una persona straniera si accosta al nostro sistema, ma non è diffidenza dovuta all'Italia, è lo stesso discorso anche quando noi andiamo a comprare all'estero, non conoscendo il sistema e la lingua.